Un saluto a tutti dal vostro Tony. Nel video di oggi voglio parlare delle nuove sfide settimanali che sono uscite oggi e che insomma incontrano qualche difficoltà a mio avviso sugli ultimi tre eventi e quindi vi porto tre setup dedicati per andare a affrontarli e vincerli in maniera molto agevole. Tra l'altro, ragazzi, è ormai un mese e mezzo, credo che non c'è un aggiornamento, non c'è un update. Spero di sentire qualche novità, magari che arrivi il tweet già da domani, in modo tale che magari possiamo vedere già giovedì prossimo una update 1.51, anche se temo che non la vedremo giovedì prossimo, ma fra 2 giovedì dopo. Spero di sbagliarmi, sinceramente, perché abbiamo anche bisogno comunque di portare qualcosa di nuovo sul canale, anche perché sennò, a parte setup e qualche giro veloce, non resta che parlare di indiscrezioni e di aria fritta, che personalmente non mi va più di tanto, perché sono video che fanno visual, ma si parla di un qualcosa che di inventato. Partiamo dallo Special Event, monomarca Porsche 356. Vi ricordo che sono per l'occasione presenti entrambe, sia la Speedster che la versione normale, nel concessionario di Hagerty. E quello che voglio fare è farvi vedere un setup abbastanza interessante a 500 pp per la GT Carrera Speedster del 56. È un setup che va bene per qualsiasi gara a 500 pp, e questo setup prevede delle gomme sport dure, sospensioni personalizzabili, questi sono i valori delle sospensioni, differenziale personalizzabile, deportanza 0 all'anteriore, 198 al posteriore, ECU personalizzabile a 140 kg di zavorra impostati a meno 49, rapporto marce è quello normale, filtro marmitta con rotore di scarico da corsa, sistema frenante da corsa con le pastiglie freni da corsa, altrimenti la macchina non frena. Frizione volano semicorsa, poi vedete che ci sono queste componenti di elaborazione del motore e 3 fasi di riduzione del peso della carrozzeria e l'aumento della rigidezza. Fatto questo, vi troverete una macchina personalmente molto performante. Io credo che dopo già 2-3 giri avevo sorpassato gli avversari, nonostante stessi correndo con la difficoltà del gioco impostata su difficile. Passiamo alla World Rally Challenge, che è sempre una sfida abbastanza ostica, parlo sempre della difficoltà difficile. Qui vi serve un'auto da gruppo B. Io sono andato a prepararvi una RCZ. Secondo me la migliore opzione rimane sempre l'Audi S1.4, però essendo che ve l'ho già portata, voglio farvi vedere un'alternativa abbastanza valida con le corsa medie. Questi sono i valori delle sospensioni, differenziale, la ripartizione 40-60. Deportanza 109 anteriore, 230 posteriore, ECU a 100, cambio personalizzabile manuale. Questi sono i rapporti delle marce e il rapporto finale. Tubo compressore a regimi elevati. E poi del resto, ragazzi, non vi servirà altro perché è già un'auto da corsa che ha già la marmitta e il sistema frenante da corsa. Quindi è anche un setup abbastanza economico, chiamiamolo così. Occhio perché c'è il consumo carburante e il consumo gomme. Io sono andato a fare 6 giri, sono rientrato tra il giro 6 e il giro 7, ho cambiato le gomme, ho rifornito quanto serviva appena dopo il rombo quello bianco e quando sono rientrato ero già davanti ai miei avversari e poi ovviamente una volta rientrato mi hanno risorpassato e nel momento in cui poi vanno a rientrare loro voi ritornerete a guadagnare il gap e io sinceramente ho vinto anche con un bel po' di secondi di vantaggio, quindi un'auto bisogna stare un attimino attenti perché in caso impostatevi il controllo di trazione a 1, perché soprattutto in fase di staccata bisogna essere un po' prudenti e cercare di staccare con l'auto perfettamente dritta e poi impostare la curva, quindi cercate di non frenare e sterzare perché l'auto tenderà a girarsi un pochettino e traslare lateralmente e poi un tentativo di controsterzo può far perdere il controllo perché l'auto si gira molto velocemente dall'altra parte. L'altra sfida che potrebbe presentare qualche difficoltà è il World Touring Car 700, ma anche qui ho un'auto che è veramente veramente fantastica, che è la XJ20 del 92, una Jaguar molto performante soprattutto con questo setup, gomme da corsa dure, ho utilizzato una mappatura del carburante A3,
con la quale sono andato a fare, stando un attimo attenti al consumo del carburante, sono andato a fare direttamente tutti i 10 giri senza andare a rifornirmi, stando un attimino attenti alle gomme quando gli ultimi giri sono un po' più consumate. Ha piovuto, però ha piovuto poco, quindi non ho dovuto fare nessun pit stop per cambiare gli pneumatici. E quindi se vedete, come nel caso mio che piove poco, non rientrate, l'auto è decisamente molto stabile, ha un po' di sottosterzo, ma niente di eccessivo. Poi appena riuscirete a capirla un attimino, vedete che comincerete ad andare sempre più veloci. Questi sono i valori delle sospensioni, che sono personalizzabili, differenziale personalizzabile, deportanza 139 348, ECU a 85, 52 kg/h a meno 49, limitatore di potenza a 100. Il rapporto di marcia è quello personalizzabile manuale. Questi sono i valori delle marce e del rapporto finale. La prima è molto lunga e vi permetterà anche di fare le curve, quelle più strette, poi inserite la seconda in uscita di curva prima di tornare ad accelerare. Sistema frenante con i freni, i dischi da corsa, le pastiglie dei freni da corsa, e frizione volano da corsa, tra riduzione del peso e aumento della rigidezza della carrozzeria. Avete qui un'auto che è veramente, veramente fantastica, con le corsa dura da 100 pp, e ve la consiglio anche per andare a fare il WTC 700. E vi ricordo che il motore è quello swap, come vedete a sinistra in giallo, della XJR9, quindi consumi molto bassi e prestazioni molto elevate. E basta ragazzi, questo è tutto per queste sfide settimanali molto interessanti. Abbiamo anche un complessivo di 800.000 crediti di biglietti, quindi solo ticket crediti, che secondo me è una cosa molto buona. E poi con i premi delle singole sfide più bonus, se fate la gara pulita, andiamo ben oltre il milione di ricompense. Quindi bei soldini e finalmente anche qualcosa da fare, in attesa di qualche notizia sull'aggiornamento 1.51. Quindi ragazzuoli, vi invito a iscrivervi al canale se volete rimanere aggiornati su notizie e altre cose riguardanti il Gran Turismo 7. Se volete chiedermi qualcosa, fatelo pure nella sezione dei commenti. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like, e intanto noi ci vediamo nel prossimo video. Vi mando un super salutone, ciao ciao, Tony89.